Allora, sono Paolo Finzi, da ieri, o l'altro ieri, ho 66 anni e nonostante la mia età relativamente giovane rispetto alla vicenda Pinelli, ebbi modo di conoscere Pino fra i primi anarchici in carne ed ossa che conobbi. In realtà io vengo da una famiglia socialista, antifascista, mia madre aveva avuto modo di parlarmi positivamente degli anarchici, sia a Ferrara dove era nata e dove aveva svolto le sue prime attività antifasciste, era stata anche arrestata, incarcerata, questo prima ancora dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e degli anarchici avevo sentito parlare ogni tanto, ripeto, e sempre positivamente in relazione alla resistenza, all'antifascismo, eccetera. Il mio primo contatto cartaceo o visivo con l'anarchismo fu nel 1967, un'edicola che mi propose un numero di Umanità Nuova. Io in realtà avevo chiesto un'altra pubblicazione, ma questi avevano capito male, io non sapevo nemmeno dell'esistenza, credo, di Umanità Nuova. Me la dettero e, per arrivare all'argomento di questa chiacchierata, io conobbi Pino alla Casa della Cultura, che era allora nello stesso luogo dove adesso in via Borgogna, nel centro di Milano, quasi all'angolo con Piazza San Babila. C'era una serata in cui mi sembra parlava Piercarlo Masini, storico dell'anarchismo, che in quel periodo uscì poi con un suo libro di grande successo, anche sull'onda del 68, che era La storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta. E a questa iniziativa, la Casa della Cultura, iniziativa, ripeto, sull'anarchismo, erano presenti alcuni compagni anarchici, compagne anche. Naturalmente non mi ricordo esattamente i nomi e i volti di tutti i presenti a quella specifica iniziativa, ma ricordo che c'era Pinelli, anche perché nella mia memoria, con la morte poi di Pinelli un anno e mezzo dopo, tutti i ricordi che io avevo di Pino assunsero un diverso significato e si fissarono più a fondo nella mia memoria. Avendo avuto modo anch'io di fare interviste ad anziani, anche molto più di me, anarchici, so bene che le parole di tutti, compreso se l'avessi potuto intervistare di malatesta, vanno sempre prese con le molle, nel senso che la memoria, lo so, può giocare anche brutti scherzi. Ma su Pinelli la questione era che, appunto, me lo ricordo quella serata, anche perché i compagni, non mi ricordo chi in persona, mi invitarono ad andarli a trovare al Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, Piazzale Lugano 31, esattamente vicino allo storico Ponte della Ghisolfa, che non era ancora stato inaugurato, e mi invitarono ad andare lì a dare una mano, cosa che io feci, e ricordo ben preciso di quella sede è legato al 1° maggio del 68, quando la sede fu inaugurata in maniera molto simpatica. Era una sede piena di gente per l'inaugurazione di questo nuovo circolo anarchico che seguiva quello precedente di Viale Murillo, che però io non ebbi mai modo di frequentare, di visitare. E una cosa così, tra parentesi, ma simpatica di quella serata fu, la sede era, come spesso le sedie anarchiche, un seminterrato con delle piccole finestre che davano su un cortile interno, e da una di queste finestre, appositamente lasciata aperta,
quando si spensero all'improvviso e con grande meraviglia di tutti le luci, balzò dentro un'ombra nera che poi, quando si accese la luce, si vide essere una persona di bassa statura che impersonava Anarchic, aveva il cappellaccio nero, eccetera, eccetera. E questo compagno, amico, simpatizzante che si prestò a questa cosa, organizzata certamente non da me, che ero un simpatizzante, ma dai compagni più vecchi, che a me sembravano vecchissimi, del circolo, era fra l'altro la stessa persona, me ne sfugge adesso il nome, che era dentro al Gabibbo, che per molti anni fu interna al Gabibbo, e che allora aveva appunto simpatie anarchiche, era stato. Ecco, in questo contesto Pinelli è, diciamo, un punto fisso, ma non predominante, di quella serata e di tutte le serate successive alle quali io partecipai, non so se a tutte, ma di sicuro a gran parte, perché mi avvicinai subito all'ambiente del circolo Ponte della Ghisolfa e diciamo, lo frequentavo. Nel frattempo avevo dato vita insieme ad altri, in particolare all'attuale e da molti decenni bluesman Fabio Treves, al gruppo anarchico Carducci, Giosuè Carducci, che non si intitolava a Carducci per una sua inesistente militanza anarchica, ma semplicemente era il nome del liceo classico che frequentavo e nel quale appunto ero tra gli animatori di questo gruppo anarchico e nel frattempo ero, diciamo, all'epoca molto attivo nei movimenti studenteschi del 68 e del 69 in particolare, tutti gli anni che trascorsi al Carducci, da cui uscii poi nell'estate del 70, quindi dopo la morte di Pinelli. E lì al circolo io andavo sia per, diciamo, riunioni o incontri o conferenze, perché c'era una bella tradizione di conferenze, mediamente credo una volta al mese, con varie persone anarchiche o vicine all'anarchismo che parlavano ogni volta di diversi temi dell'anarchismo, la pedagogia, l'antimilitarismo, la repressione, eccetera, eccetera. Sia andavo al circolo quando c'erano le riunioni degli studenti, fu anche costituita a un certo punto una lega anarchica milanese, mi sembra si chiamasse, che raggruppava vari collettivi, numerosi collettivi libertari di scuole, mi sembra tendenzialmente superiori, quasi tutte di Milano, ma c'era un terzo tipo di frequentazione che io avevo e che quella che era più particolare, e cioè io andavo lì il sabato pomeriggio in genere, e anche altre volte, ma in genere era il sabato pomeriggio, e in assenza in genere di riunioni, ma c'erano comunque compagni che passavano di vario tipo, non solo milanesi, eccetera, io mi occupavo di sistemare e di in qualche maniera più avanti gestire in quei mesi la biblioteca barra libreria del circolo, e questo facevo sia da solo, a un certo punto mi dettero le chiavi e andavo lì ad aprire, sia spesso in compagnia di Pino, cioè adesso io non ricordo la percentuale esatta delle volte, ma ricordo perfettamente che varie volte eravamo insieme io e Pino, e Pino allora, che aveva una quarantina d'anni, essendo del 28, era uno dei due compagni vecchi del circolo, l'altro era più o meno con la stessa età, stessa generazione comunque, era Cesare Vurchio. In realtà al Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa c'era anche un gruppo di vecchi compagni, vecchi nel senso più vero del termine,
non vecchi come ci apparivano Cesare e Pino, ma gente di 70, 80 e più anni, che si trovavano, ma questo la domenica mattina. C'erano compagni vari, c'era uno dei fratelli Vella che aderiva alla FAI, c'erano altri compagni che venivano dalla periferia, alcuni erano stati, al tempo del fascismo, erano stati attivi. C'era questo mondo che però era nettamente separato dal mondo dei giovani. Io, che ero un curioso ed ero molto preso da questa mia iniziazione anarchica, chiamiamola così, andavo spesso anche al mattino all'incontro con i vecchi, stavo a sentire, eccetera, eccetera. Ma ripeto, per quel che riguarda Pino, ho avuto tante occasioni per parlare con lui, e quello che ricordo è solo che naturalmente si parlava prevalentemente di anarchismo, di attualità, un po' del passato. Pino era sempre stato, per come l'ho conosciuto io, un breve periodo, ma è sempre stato un chiacchierone, un amante delle relazioni umane, assolutamente, diciamo, cordiale come persona. Era una persona che ti metteva, almeno questa è stata la mia esperienza, ma so che è stata anche con altri, ti metteva a proprio agio, a tuo agio, perché era, a me appariva vecchio, sembrava quasi mio nonno, e non ho mai avuto un nonno, perché erano morti prima della mia nascita, ma in realtà appunto aveva 40 anni, ma lui che era stato, questo l'ho appreso, credo dopo, giovane staffetta partigiana, eccetera, aveva già dei legami con un mondo che era di secoli anteriore al mio, diciamo. Quindi in realtà, questo già da molto tempo, ricordi specifici, di specifiche chiacchierate con Pino non ricordo. Posso dire che Pino ha certamente contribuito alla mia formazione anarchica, in parte era lui, è stato lui, ma non l'unico, a consigliarmi delle letture, e a quell'epoca c'era una epoca senza internet, naturalmente, eccetera, c'era una forte propensione alla lettura da parte dei giovani che si avvicinavano, non tanto dell'area più fricchettona e cappellona, per definirla così, che già allora esisteva intorno al nucleo militante anarchismo milanese, ma diciamo che c'erano alcuni compagni che leggevano, diciamo. Uno che mi ricordo era Cosimo Scarinzi, attuale esponente della CUB, attualmente è il responsabile nazionale della CUB, scuola, università, eccetera, eccetera. Allora era come me, giovane compagno, e ci si frequentava nelle assemblee studentesche. E immediatamente dopo la morte di Pino, cioè all'inizio, credo gennaio del 70, demmo vita al gruppo Kronstadt, che era fatto da 4-5 persone, appunto ricordo Cosimo Scarinzi, Giulio Legnani, Roberto Brivio, se non vado errato, e forse un altro compagno o compagna. Allora, nonostante il 68 avesse portato le compagne in piazza, eccetera, c'era ancora, e non è finita in quell'epoca, una predominanza maschile, diciamo, all'interno anche dell'ambiente anarchico militante, anche se non mancavano assolutamente al Circo Ponte della Risolfa le compagne. Ecco, di Pino, sempre restando strettamente legato a Pino, ricordo, oltre che, diciamo, più confusamente, le chiacchiere allegre con le persone che capitavano a volte il sabato pomeriggio lì in sede, beh, ebbi modo di fare pochi salti a casa sua, in via Praeneste,
e conoscere anche se solo superficialmente Licia e le bambine. Allora, usando un po' il mio sistema che salta un po' i tempi, mi capitò poi di tornare in via Preneste dopo la morte di Pino, quando, e ricordo almeno un paio di volte, che ero da solo lì in sede e si presentarono entrambe le volte due anarchici di lingua italiana ma residenti negli Stati Uniti, i quali portavano dei soldi per Licia, per la famiglia di Pino, e ebbero piacere che, immagino dopo aver contattato prima la famiglia, io li accompagnassi lì per poterli dare direttamente. A volte no, ma c'era questa grossa tradizione di solidarietà da parte dei nostri compagni, diciamo i Sacco e Vanzetti sopravvissuti, se vogliamo usare questa espressione, per sostenere in particolare la famiglia di Pinelli. Facendo un piccolo salto indietro, io ricordo che, beh, questo sarebbe un po' difficile dimenticarlo, ricordo che la sera del 12 dicembre io venni fermato dalla polizia, che in realtà venne a prendermi a casa, mi fermò a casa e mi trasportò in questura. La cosa naturalmente nella mia vita è stata una specie di un'esperienza nel lager o di le mie prigioni, eccetera, eccetera. In realtà, complessivamente, arrivo già alla fine dell'esperienza, restai un giorno, 24 ore neanche, in gran parte in una cella della questura milanese. La cosa è legata a Pinelli, chiaramente, perché la strage di Piazza Fontana e successivamente l'assassinio di Pino sono episodi inestricabili della storia, e anche perché quando, innanzitutto ricordo che ai miei genitori, credo atterriti o comunque sconvolti dal fatto che si presentassero suonando alla porta di casa, avevano approfittato di un vicino che entrava dal portone sotto, per cui si ritrovarono all'inizio. I poliziotti dissero che io ero uno dei principali ricercati per Piazza Fontana, cosa che non è assolutamente vera alla luce delle indagini, ma dimostrava la gentilezza diciamo, verso gli anarchici in generale. Ricordo che, a parte pochissime eccezioni, quasi tutti gli anarchici milanesi, anche persone che avessero militato 30 anni prima e poi fossero stati in sonno, come dicono i massoni, cioè senza fare alcuna attività, eccetera, vennero quasi tutti fermati in quell'occasione, fra cui anche un anarchico più noto di questi non attivi. Era Virgilio Galassi, che io fra l'altro conoscevo da quasi da, sì, da tanto tempo, da 15 anni, perché ero andato all'asilo e alle elementari con due sue figlie, e lui, proprio per simpatia con i miei genitori, che si erano dimostrati aperti all'anarchismo, faceva spesso avere ai miei genitori la rivista Volontà, che io appunto ricordo sul comodino di mia mamma prevalentemente, a cui avevo dato un'occhiata, eccetera, anche quando ero bambino e non ero, diciamo, in condizioni di fare scelte ideologiche. Comunque no, ricordo Galassi, perché poi la cosa ebbe ripercussione anche sui giornali, perché Raffaele Mattioli, che era una grossa personalità economico-politica allora in Italia, presidente e comunque a capo della Banca Commerciale, intercesse presso, se così si disse, se così si dice, presso le autorità per farlo scarcerare. E io ebbi modo di vederlo
e di salutarlo dallo spioncino della porta, perché a un certo punto chiamarono Galassi perché doveva uscire, andarono ad aprirgli la cella, era stato anche lui sotto. Però in realtà la persona, ecco qui allora la scena è quella al quarto piano della questura di Milano, sempre oggi come allora in via Fatevere e Fratelli, c'erano decine e decine di persone in uno stanzone che mi sembrava diviso più o meno un po' in due, pieno di fumo. Allora non c'era ancora il divieto di fumare nei posti per cui fumavano poliziotti anarchici, e anche, non mi ricordo se fumassero o meno, c'erano anche quattro di estrema destra che erano stati fermati, credo, per convalidare pubblicamente la teoria molto ribadita poi in questi giorni degli opposti estremismi: noi stiamo cercando in tutti gli ambienti. In realtà c'era il 98% di anarchici, un 1% di marxisti-leninisti, ce n'erano due o tre, uno lo conoscevo, diciamo, l'ho conosciuto più avanti, conoscevo un po' di vista, e poi c'erano questi quattro fascisti completamente isolati, che ricordo perfettamente in un angolo, parlavano con alcuni poliziotti e spiegavano quanto sarebbe stato bello il mondo, l'Italia, dopo il ritorno dei fascisti, che alla polizia avrebbero dedicato ampie spazio, garanzie, eccetera, eccetera. E mi ricordo le facce, che non erano esattamente da premio Nobel, di quei poliziotti. Questo è un ricordo che mi era rimasto impresso fin dall'inizio. E in questa stanza piena di fumo e di persone, che in genere parlucchiavano, eccetera, eccetera, quello che io ricordo di aver salutato, poi mi si è fissato anche il ricordo, perché pochi giorni dopo ci fu la sua morte, quindi forse anche questo è il motivo per cui me lo ricordo come se fosse oggi, come in genere si dice. Era Pino, diciamo, che appunto era una delle persone. Nel frattempo, io ho sempre parlato di Pino, ma nel frattempo io, frequentando il circolo, eccetera, avevo conosciuto Luciano Lanza, Fausto Bizzozzero, Antonella Frediani, moglie di Amedeo Bertolo, altra figura centrale in quegli anni, anche se per quei motivi del sabato pomeriggio al primo posto ricordo appunto Pinelli. Quello che posso dire, questo è un dato strettamente personale, è che fu l'ultima volta che lo vidi, perché poi in cella fu messo con un altro e con uno straniero, che non ricordo bene. Poi io fui scarcerato, diciamo scarcerato, si fui, comunque fu aperta la porta, che comunque era e sembrava una cella, nei basamenti della questura, e potei tornare a casa, diciamo. Potei tornare a casa, era la sera del 13 dicembre. In realtà, appresi dopo, ma questo non mi ricordo esattamente come e quando, ma immagino il 16 mattina, dell'avvenuta morte di Pinelli. Sempre rispetto a Pino, c'è qualcosa che riguarda, da vicino me e la sua vicenda, al di là di quello che è stato invece il grosso movimento di opposizione, che proprio dalla conferenza stampa del 17 dicembre del 69, nella sede appunto del Ponte della Ghisolfa, fu effettuata. Io non c'ero, i miei genitori, pur di sinistra e, diciamo, in senso lato simpatizzanti con l'anarchismo, che non si erano opposti molto a che io frequentassi gli anarchici, ne traevano qualche preoccupazione, ma in realtà mi avevano sostenuto, quindi rispetto a tanti altri compagni io ero stato favorito. Dopo quell'episodio dell'arresto, diciamo, seppure durato 24 ore, assunsero una linea molto ferma per impedirmi di frequentare il
il circolo e sostanzialmente mi spedirono in montagna, a Madonna di Campiglio, dove c'erano i miei zii con i miei cugini che fecero 2 settimane bianche e mi spedirono a fare la settimana bianca. Allora non era epoca di cellulari, di internet, eccetera, e quindi nel mio ricordo i rapporti con i compagni rimasero in sospeso. E li ripresi però con grande orgoglio e grande fierezza anche dell'aspetto clandestino, diciamo, della questione, iniziai a frequentare la sede senza dire che andavo dagli anarchici, diciamo, continuando a essere notoriamente nel gruppo anarchico del Carducci, ma non a frequentare i vecchi anarchici. La sede è quello che veniva considerato più pericoloso. Devo dire un'altra cosa relativamente a Pinelli. Io Pinelli, in realtà, l'avevo già conosciuto tra il 67, probabilmente verso la fine del 67, non ricordo naturalmente la data esatta, perché io da tempo frequentavo il Partito Radicale, che non ero né iscritto né militante, non mi sono mai considerato radicale, però nell'ambiente radicale, a cui non so come arrivai, trovavo però sia un'atmosfera in parte libertaria, perché il Partito Radicale allora era completamente diverso da adesso. Lì al Partito Radicale in quel periodo ebbi modo di conoscere per esempio Carlo Riva, Felicia Kame, anche Lorenzo Strickleavers, cioè altre persone che poi sono rimaste radicali per tutta la vita, la maggioranza si sono depannellizzati nel corso della loro vita, entrando in conflitto con i grandi leader, eccetera. Ma la mia era stata solo, diciamo, era nel periodo in cui cercavo contatti libertari, laici, eccetera, e in quella sede avevo incontrato Pinelli. Però no, qui siamo già nel 68, ecco, devo dire, verso la fine del 68, quindi sposto, l'avevo visto qualche volta lì, ma noi eravamo tutti e due presenti, lui come rappresentante del Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, io come rappresentante del movimento studentesco del liceo Carducci, a riunioni che si tennero, mi sembra tutte, nella sede del Partito Radicale, per organizzare una manifestazione che poi si tenne l'11 febbraio del 69, una manifestazione contro i patti lateranensi e il concordato, che allora erano festa nazionale, comunque le scuole erano chiuse, le scuole erano chiuse. E in quella data noi organizzavamo una manifestazione, che ricordo perfettamente, alla quale fra gli anarchici c'erano sia Pinelli sia Valpreda, ed era una manifestazione relativamente piccola ma multiforze. C'era un esponente della gioventù liberale, c'erano esponenti di giovani repubblicani, se non vado errato anche Franco Corleone, che poi transiterà, allora era giovane repubblicano, poi transiterà da altre parti per poi diventare in tempi non lontani da adesso il garante dei carcerati della Regione Toscana, per esempio, e c'erano anche altre forze, tutte forze, diciamo, laiche, e al contempo, e ci incontrammo in Piazza Duomo, c'era una manifestazione anticoncordataria dei cattolici per il dissenso, fra cui mi ricordo Schianchi e altri, anche se le due manifestazioni restarono separate. Mi piace ricordare, non perché siano dei pezzi di letteratura particolarmente importanti, alcuni slogan che, a parte i soliti né chiesa né Stato né servi né padroni, che venivano cantati dalla componente anarchica, ma mi ricordo in qualche maniera ripresi anche dagli altri. Credo che fossero presenti anche alcuni Provo, Onda Verde, o non mi ricordo come fossero.
Sì, ne è stato il padrone, Paolo VI ritorna ad Avignone e robe simili. Fu una piccola manifestazione seguita da molta polizia. Pinelli lo ritrovai, questo è un altro ricordo, durante l'estate, alla prima tappa della marcia antimilitarista da Milano a Vicenza, se non vado errato, alla quale erano presenti varie forze della sinistra, ma in questi casi mai la Federazione Giovanile Comunista o quelle partitiche, eccetera, sempre di una sinistra che definirei genericamente libertaria, in particolare componenti fisse per qualche anno, anche con conflitti, saranno fino poi a una rottura più grossa, gli anarchici e i radicali, e ricordo Pinelli, Piazza Sire Raul, alla partenza di questa marcia, che io già allora comodista feci in moto, portando di volta in volta dei, diciamo dei marciatori stanchi al paese successivo, salvo poi prendere anche una multa, eccetera, eccetera. Comunque ricordo Pino presente a quell'iniziativa, non mi ricordo la data esatta. Niente, ecco, questo diciamo sono sempre ricordi legati a Pino. Ecco, una cosa io c'entro pochissimo, lo cito solo perché dà l'idea dell'attivismo politico-giudiziario che ebbero quegli avvocati che si occupavano di Piazza Fontana, anche lì non senza conflitti fra di loro, non senza qualche problema. Io ricordo, io in particolare voglio ricordare, morto da poco, l'avvocato Luca Boneschi, che veniva e resterà poi, diciamo, per tutta la vita in ambito radicale. Allora era considerato a metà strada fra radicali e anarchici, anche perché fu l'avvocato di numerosi anarchici, perché in parte, se non vado errato, c'entrò in una prima fase con il Comitato di Difesa per Valpreda, eccetera, eccetera, il quale mi invitò ad andare dal giudice Paolillo, giudice, se ben ricordo, onesto, uno dei pochi onesti, che portava avanti, già ostacolato allora dai suoi superiori, che poi in realtà non ricordo bene le modalità, ma lo espulsero dalle indagini Pinelli e Piazza Fontana. Io andai semplicemente a testimoniare sullo stato di salute psicologica, diciamo, di Pino in questura, semplicemente per dire, cosa che era la verità, che lui era assolutamente tranquillo. D'altra parte, questo lo sa, è stato poi detto mille volte in questi anni che Pinelli era quello che maggiormente, più frequentemente, andava in questura per concordare cortei, iniziative pubbliche, eccetera. Forse qualche parola, anche se non ha un interesse fondante sulle grosse vicende che l'hanno circondato, vale la pena dire sul commissario Calabresi, che io ebbi naturalmente modo di conoscere personalmente, nel senso che gli anarchici allora a Milano, mi riferisco al periodo 68-69, la componente militante, quella anche diciamo sindacalista che ha ridato vita all'Unione Sindacale Italiana, e c'era dentro Pinelli, guarda caso, eccetera, eccetera, erano, credo, poche decine, diciamo, poi veramente dipende dove uno mette il paletto fra il simpatizzante più lontano e il militante puro e duro, come si diceva allora. Ma non erano tanti, e andando io in piazza, Calabresi, diciamo, è stato un incontro sia prima di Pinelli, e poi soprattutto, e lì era molto più noto e ho dei ricordi ben più precisi, dopo la morte di Pinelli e sempre in situazioni pubbliche, il comizio di Nenni al Teatro Lirico,
Curiosamente, ma lo dico solo così per dire un po' come va il mondo, ma sono cose piccoline, io sono sempre stato un pettegolo che andava a sentire i comizi elettorali di tutti, anche dell'MSI sono andato un paio di volte, cioè stavo lontano, diciamo, non è che mi mettevo braccio destro teso con i camerati, però ero curioso di sentire la gente e una volta andai, mi ricordo all'Lirico, in piazza San Babila, a un comizio di Giovanni Malagodi, leader del Partito Liberale, che allora a Milano prendeva il 20%. C'era in servizio d'ordine calabresi all'interno, in borghese, insieme ad altri poliziotti, e Calabresi inviò subito, perché lo vidi, eravamo lì in teatro, io ero in piedi, che camminavo come faccio sempre avanti e indietro nelle situazioni pubbliche, mi mandò un agente, diciamo in borghese, che mi è stato vicino sostanzialmente senza disturbarmi, ma voglio dire, vabbè, questo era un po' diciamo, il clima di quei tempi. E rispetto alla persona calabrese non ho cose particolari che mi disse, che mai gli parlai a tu per tu e non avevo motivo per farlo, non era un buon costume, fra l'altro, fra gli anarchici quello di, c'era nessun motivo, diciamo, per mettersi a parlare con un poliziotto. Lo ricordo però come un poliziotto diverso da quelli che eravamo abituati a vedere in piazza, molto paternalistico, che diceva sì ragazzi, voi avete ragione, però non bisogna usare la violenza, diceva quasi delle cose anche sensate. In realtà quello che colpiva di me, a me, di lui, era l'altezza e gli occhi che da questa altezza giravano come il faro di Genova, che avevo notato una volta, per inquadrare le persone e poi cercava, diciamo, di attaccare discorso con quelli che attaccavano discorso. Per esempio, questo mi aveva colpito già quando frequentavo, il Partito Radicale, ma io sono figlio di una famiglia politicizzata, mio fratello allora era un dirigente della FIGC, eccetera, quindi notavo magari di più certe cose, avevo notato che Calabresi spesso si appartava al bar vicino a Via Lanzone, dove c'era la sede del Partito Radicale, per parlare con quel vecchietto che nel mio ricordo era abbastanza vinazzato, che si chiamava Bruschi e che era praticamente un po' anche il portiere del palazzo del Partito Radicale. Quindi, vabbè, niente di particolare, vuol dire chiaramente cercava le informazioni che gli interessavano, diciamo. Ecco, una cosa su cui volevo dire qualcosa era il famoso scambio di libri di regalo fra Pinelli, che aveva regalato il libro di Lee Masters, a Calabresi, eccetera. Allora, chi ha avuto qualcosa da ridire sull'argomento, secondo me è persona rigida e non di comprensione, non si tratta di esserne rigidi né non rigidi. Pinelli era una persona, questo anche nel mio ricordo, vuol dire che si mischia col ricordo che ho letto di altri. Pinelli era una persona molto cordiale, molto curiosa, in questo senso come me, cioè, o meglio io come lui, molto curiosa e era noto, io non ricordo di averlo visto in questa funzione, ma era un ragazzino, era noto perché lui andava nei dibattiti pubblici promossi anche dagli altri partiti per portare la parola degli anarchici e si relazionava con gli altri. E non era un anarchico spocchioso, nel senso che era molto orgoglioso del suo anarchismo, nel mio ricordo, ma interessato anche ad altri filoni di pensiero. Era, se non un autodidatta, una persona che aveva comunque un autodidatta politico, aveva letto moltissimo, non solo di anarchismo, ma anche di altre cose, e la cosa la ritengo assolutamente positiva. Poi è chiaro che se uno fa la storia col senso del poi, se Pino avesse saputo di chiudere la sua vita volando comunque, al di là della presenza o meno, dalla stanza di quello cui donava il libro, ecco, forse non l'avrebbe fatto. Ma in realtà,
gli aveva regalato non un libro intitolato Io ti amo, ma un libro libertario, non politico, non sull'anarchismo, ma dove c'era un grido dell'umanità sofferente, eccetera. Quindi assolutamente un gesto che io condivido, diciamo, sono chiesto il mio parere, ma per cui trovo che se chi l'ha criticato è perché ha una concezione guerreggiata della vita politica come fosse una guerra, mentre invece io non sono solito, non l'ho fatto con De André e non lo faccio con Pinelli, di spiegare io cosa pensasse Pinelli. Mi piace di più ricordare che il 12 dicembre, cioè il giorno di Piazza Fontana, Pinelli scrive una lettera a Paolo Faccioli, che era uno degli imputati degli attentati che c'erano stati il 25 aprile a Milano, alla Fiera Campionaria e alla Stazione Centrale. E Pinelli aveva scritto una lettera al compagno dentro, lettera che è di pubblico possesso e conoscenza, in cui spiegava che l'anarchia non è violenta, non accetta la violenza del potere, ma ripeto, l'anarchia non ha a che fare in proprio, se fosse da sola e ben trattata, con nessuna forma di violenza. Quindi, che è la posizione variamente interpretata, ma classica dell'anarchismo, quella anche di Enrico Malatesta, per citare il più noto degli anarchici, per il quale la violenza è uno strumento possibile di risposta, ma non un'arma caratterizzante l'anarchismo. Quindi quella componente a Milano, che era una componente, io ho usato prima il termine fricchettona, erano in parte persone che si ritrovavano all'Hotel Commercio, questo prima di Piazza Fontana, però c'erano anche altri, anch'io ci andai ad incontri, eccetera. Erano però quella componente che una volta in piazza, e di questo io ho un buon ricordo, non della data, in piazza ci ritrovammo anarchici in Piazza del Duomo, c'erano credo anche altre forze per altri motivi, ma lo spezzone degli anarchici, che era sempre poi lo spezzone finale, era diviso nettamente in due fra questa componente che urlava, fra l'altro, bombe, sangue, anarchia, questo è agli atti, non è che rivelo niente di particolare, mentre ricordo che una delle grida lanciate dal giro del Ponte della Ghisolfa, dal settore militante, per coprire quelle grida, era Cafiero Malatesta Bakunin, che forse da un punto di vista della ritmica poteva servire a coprire quelle scritte, quelle urla cretine. E anche qui siamo qui siamo nel 69, quindi c'è ancora Pinelli, c'è ancora Pinelli, e ricordo molto bene, anche questa è una cosa piccola, ma dà il clima dell'epoca, che da un folto gruppo di poliziotti in borghese se ne distaccò uno, entrò nel settore degli anarchici, diciamo, esagitati, non so come dire, e iniziò dopo poco a gridare anche lui quelle cose. Io, impressionato, avevo neanche 18 anni, impressionato da quell'avvenimento, corsi subito dall'avvocato Bonischi, che partecipava al corteo, gli raccontai la cosa e lui mi suggerì semplicemente di seguire a distanza il tipo e di vedere, perché da Piazza Duomo alla questura la distanza non era grossa, se avesse preso dopo la direzione di piazza, sì, di via Fatebene Fratelli, della questura, cosa che io, convinto probabilmente di svolgere un importante ruolo rivoluzionario, feci, e in effetti lo seguì fino a Piazza Cavour, dove poi girò a sinistra, arrivando da via Manzoni, per entrare in via Fatebene Fratelli. Ricordo Pino,
di questo poi si ha atto anche negli atti giudiziari, nelle ricostruzioni politiche, eccetera, di essere stato un compagno, in questo senso per me un maestro, che ha comunque sempre rifiutato quelle tendenze violentiste che periodicamente si riaffacciano o cercano di riaffacciarsi con varie denominazioni ai margini del movimento, e questo sia per un suo atteggiamento positivo e non violento nelle relazioni, diciamo. Questo dico in linea di massima, non conosco la vita di Pinelli, non so se è stata una sberla o no, non è in questi termini, è proprio nella concezione esistenziale e politica. E in questo senso Pinelli è stata una figura assolutamente positiva. Un ultimo ricordo mio personale che ha a che vedere con Pinelli è relativo a pochi anni fa, quando uscì un libro, che è questo, Il segreto di Piazza Fontana, di Paolo Cucchiarelli, il quale è servito come base per un filmato abbastanza osceno, realizzato e trasmesso dal primo canale della televisione, della Rai, nel quale questo giornalista parlamentare ricostruisce a suo modo le vicende di Piazza Fontana e di Pinelli, per dire la credibilità e serietà di costui. Basta dire che la sua tesi era quella che fossero esplose due bombe in Piazza Fontana contemporaneamente messe una dai fascisti e una da Valpreda e dagli anarchici. Ma a parte questo, nella seconda edizione, non nella prima che io lessi, la seconda non la lesse quasi nessuno perché era più o meno simile, però aveva apportato alcune modifiche e fra le modifiche apportate, la cosa mi venne segnalata da Adriano Sofri, che ha sempre seguito con attenzione tutte queste vicende, scrivendo anche cose, diciamo, virgolette belle, interessanti. In questa seconda edizione io sono stato tirato in ballo da Cucchiarelli, come il possibile Paolo anarchico, che agli atti del processo risultava essersi incontrato con Pinelli intorno all'ora della strage, cioè intorno alle 16 e qualcosa del 12 dicembre 69, e che poi vigliacco io non avrebbe mai coperto Pinelli rispetto all'accusa di poter c'entrare in qualche maniera, nel senso che per vigliaccheria non mi ero esposto senza riferire di queste cose qui. E tanto per dirla, si rifaceva a un elenco dei fermati di Piazza Fontana nel quale io non ero segnato. Quindi diceva che io avevo millantato il fatto di essere stato fermato per farmi bello e per confondere le acque e che quindi diceva bisognava indagare su di me come uno dei possibili autori o coinvolti nel gruppo operativo che realizzò. Allora, la cosa evidentemente non stava né in cielo né in terra, ma io ho avuto per un primo periodo una difficoltà a difendermi, perché è vero che il documento citato da Cucchiarelli e da un altro da cui l'aveva ripreso era relativo al 13 dicembre, io invece ero stato fermato il 12, ma non esiste anche perché tutto si svolse nella più assoluta o comunque diffusissima non legalità, tanto più formale, diciamo, oltre che sostanziale. Ricordiamo lo stesso Pinelli che viene trattenuto per oltre 2 giorni rispetto al limite delle 48 ore, bla 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 bla, eccetera. Non esisteva un elenco ufficiale dei fermati il 12 dicembre. Quindi io mi sono trovato nella condizione di dover cercare dei testimoni di allora,
si ricordassero del fatto che io ero stato fermato quella sera. Fino a quando, la cosa era semplicemente leggermente kafkiana, senza essere nel senso drammatico o tragico del termine, perché in realtà dovevo dimostrare di essere stato in una parte in cui vuol dire, non c'era nessun documento, cioè, trovai le dichiarazioni di due compagni, però poi alla fine venne fuori, nelle credo circa 300.000 pagine del processo Valpreda, venne fuori il verbale dell'interrogatorio alle 3 della notte che mi fecero in questura, semplicemente chiedevano a tutti lei dov'era, cosa ne pensa, secondo lei chi è stato, mi sembra le tre domande che venivano fatte a tutti, e c'è verbalizzato su un documento questo: Paolo Finzi viene interrogato dall'ispettore tal dei tali, eccetera eccetera, chiuso. Quindi questa vicenda sulla quale io non ho voluto lasciar perdere, e diciamo grazie anche all'impegno dell'avvocato Boneschi, che aveva ripreso di buon lena la questione, diciamo abbiamo vinto la precausa sostanzialmente, e siccome si trattava di un rimborso economico, quello che decidemmo insieme e che fu fatto fu la pubblicazione delle scuse pubbliche di Cucchiarelli a me, ma in relazione al fatto che io non avevo offeso la figura di Pinelli, quindi c'entra sempre Pinelli, che venne pubblicato sul Corriere della Sera e allora su un altro giornale, che aveva indicato in realtà di propria iniziativa l'avvocato Luca Boneschi, e che la stampa di Torino diretta allora dal figlio di Calabresi. Volevo solo aggiungere a chiusura di tutto, perché ognuno poi ha le proprie medaglie nascoste che ogni tanto fa vedere agli amici, la mia medaglia scherzosamente in questo campo è quello che io all'inizio del 1970 chiesi una sera a Luciano Lanza e a Fausto Bizzozzero, e poi tramite loro al gruppo Bandiera Nera dei gruppi anarchici federati, che era il gruppo anche di Pinelli eccetera, di poter aderire, e la risposta fu positiva, e io nella mia retorica giovanile, ma nella fase senile mi piace ricordarlo, in realtà pensai che in quel momento realizzavo o confermavo la veridicità di quello che si diceva già allora, che per ogni anarchico caduto c'era un altro che prende il suo posto. Voglio dire, avevo abbastanza buon senso anche allora per non far durare più di tanto questa simpatica fantasia, però l'ho voluta raccontare perché in quei tempi, e per un certo tempo, il fatto di aver preso il posto di Pino Pinelli mi sembrava che dovesse costringermi comunque per tutta la vita e per sempre alla massima fedeltà e operosità per gli ideali libertari.